Quando si parla di mafia, solitamente si ha sempre la consapevolezza che si stia parlando di qualcosa che non sia legale, né moralmente né civilmente. Ma quando si ha la necessità di essere custodi della memoria delle vittime innocenti della mafia, allora sì, quella diventa proprio una certezza assoluta. L'evento del 28 agosto scorso in piazza Caduti del Terrorismo a Bitonto, organizzato dall'Avis locale in collaborazione con la Proloco ed il Comune, è servita non soltanto per ricordarle tutte, tra cui anche la nostra Anna Rosa Tarantino, ma la posa di una panchina a perenne memoria servirà per focalizzare l'attenzione a ciclo continuo su questo stillicidio di vite. E a rendere ancora più solenne l'evento, la presentazione del libro Il Grifone del procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Grattieri, che con la sua presenza e soprattutto le sue battaglie vinte ha ben spiegato cosa voglia dire oggi ancora una volta combatterla. A lui abbiamo chiesto se la parola mafia faccia ancora paura, oppure la fa il non vedere la luce in fondo al tunnel. La parola mafia non è che fa paura, sono i comportamenti, sono le situazioni che fanno paura, cioè perché le mafie oggi non si manifestano con la violenza, non si bruciano più le macchine, non si spara le serrande, c'è la consapevolezza, già la consapevolezza di sapere che tizio è il capomafia e che interagisce col potere reale, interagisce col mondo delle professioni, questo certo che incute timore alla collettività e alla popolazione. E se le parole del sindaco Ricci davano la speranza di poter quantomeno provare a resistere in questa guerra, per dovere di cronaca le sue parole 3 ore dopo l'inaugurazione hanno spento ancora una volta gli animi, essendo stata la panchina sradicata da mani ignote come atto intimidatorio e di superiorità verso le istituzioni. Questa è la panchina che abbiamo inaugurato poche ore fa alla presenza del dottor Grattieri, sradicata e portata qui, lasciata qui, sulla piazza. Loro credono di aver fatto chissà quale opera, noi la riposizioneremo lì, la riposizioneremo e aumenteremo i controlli perché lo Stato deve vincere, le istituzioni devono vincere, perché non è possibile, sono atti di prepotenza indicibili. Dimostreremo che noi ci siamo e siamo i più forti. Già questa mattina, 29 agosto, la panchina è stata riposizionata nella posizione iniziale, a suggellare ancora di più quanto siano importanti e presenti le istituzioni.